poi ho scoperto che loro fanno i portelli per i moduli della stazione spaziale orbitante. E da lì mi è venuto in mente di raccontare il racconto in prima persona, raccontato dal portello di questa stazione orbitante. All'inizio non capisci perché dice sono in viaggio a 16.000 km e poi in queste 24 ore è la 17ª volta che vedo l'alba e il tramonto. La LMA è un'azienda che opera nella meccanica di precisione in ambito aerospaziale. L'azienda ha subito un trend di crescita esponenziale dal 1970 ad oggi per diversi motivi. Noi figli siamo subentrati nel 1998. All'epoca l'azienda era costituita da 13 dipendenti e lavorava unicamente per il compartimento italiano, quindi per il gruppo Finmeccanica, che è il gruppo principale del settore aerospazio. Noi figli abbiamo avuto l'intuizione di immetterci su un mercato decisamente aggressivo, che era quello internazionale. Che cosa è cambiato dall'epoca ad oggi? Sicuramente l'acquisizione di nuove committenze internazionali ha permesso all'azienda un'ottima crescita, perché il cliente è diventato molto più esigente rispetto ad un tempo. È cambiato il fatto che oggi l'azienda gestisce un prodotto verticalizzato, cioè un tempo garantiva unicamente il prodotto di qualità certificato con certificati di garanzia, riconosciuto comunque secondo delle specifiche, delle qualifiche che il cliente che all'epoca ci riconosceva. Oggi invece il cliente richiede un insieme di servizi che dia lui delle garanzie di affidabilità non solo del prodotto, ma anche di gestione completa. Quindi abbiamo capito che era necessario strutturare l'azienda in maniera diversa, cioè se volevamo rimanere sul mercato. Quindi abbiamo effettuato un'analisi interna di quelli che erano i processi, evidenziando aspetti positivi e negativi. Sui punti di forza abbiamo cercato di andare ancora più nel dettaglio per dare ancora maggiore affidabilità. Sui punti di debolezza abbiamo individuato delle azioni correttive mirate chiaramente a trovare delle soluzioni. Quali sono state le soluzioni? Sono state quelle di ottimizzare i processi, cercando di migliorare l'efficienza operativa. Abbiamo poi lavorato su, appunto, come dicevo prima, sui processi, su sistemi informatici, adattandoli alle nuove tecnologie, ma soprattutto sulle risorse umane, cioè il personale è stato intervistato a tappeto, sono state valutate competenze specifiche, problematiche, eventuali soluzioni per ottimizzare appunto il sistema, e da lì sono nati dei nuovi dipartimenti. Quindi quando io vi dicevo prima gestiamo un prodotto verticalizzato, vuol dire che non diamo solo più il prodotto di qualità al cliente, ma inseriamo anche un insieme di attività che ormai i committenti impongono. Quindi parliamo di acquisizione del materiale grezzo, un tempo noi lavoravamo esclusivamente in conto lavoro, oggi lavoriamo in conto acquisti, gestione del magazzino, quindi è nato anche un dipartimento logistica, si è ottimizzato e si è potenziato un dipartimento dell'ufficio tecnico, perché chiaramente i sistemi informatici rispetto a 20 anni fa sono ben diversi, quindi era necessario inserire nuove risorse e potenziare quelli che sono gli strumenti atti a garantire appunto il funzionamento dei processi e la qualità del prodotto. È stato potenziato in maniera assoluta l'ufficio collaudo con nuove risorse e nuove specifiche. Abbiamo chiaramente poi lavorato anche, non è banale, oggi sulla parte motivazionale, perché il cambiamento instaurato all'interno della struttura ha generato chiaramente
un po' di disequilibri all'interno della struttura, quindi si è lavorato anche con il personale per cercare di mirare all'obiettivo secondo delle strategie ben precise. Un tempo avevamo una proporzione di 90% di persone in produzione, un 10% di persone, come dire, come si usa in gergo, negli uffici. Oggi invece la proporzione si è ribaltata, no? Proprio perché dobbiamo garantire i servizi di cui vi parlavo prima al cliente. L'idea per il futuro è quella di aprire ancora nuovi dipartimenti che permettano alla struttura di dare ancora più un prodotto finito rispetto a quello attuale, in modo tale che il cliente veda poi nella LMA un'azienda che gestisca un prodotto completo dalla A alla Z e non debba poi ricorrere a eventuali subfornitori o altri fornitori. Cambiato argomento, perché la cosa che mi ha molto colpito, un tema che a me appassiona molto, è il passaggio di testimone da una generazione all'altra. E a me appassiona molto questa vicenda, anche perché la famiglia abita, c'è un piccolo cortile che divide la fabbrica e l'azienda, quindi il controllo, voglio dire, non c'è separazione. Cioè, tu cedi l'azienda a tuo figlio, però ti guardi alla finestra e vedi cosa sta facendo. La Sintel è nata nel 1959 ed è stata fondata da mio padre con degli altri soci. Con l'andare degli anni, passando attraverso varie vicissitudini e migliorando sempre più il potenziale dell'azienda, siamo arrivati fino al 2010. Nel 2010 io e mio figlio abbiamo praticamente acquisito tutte le quote aziendali. Si può dire che dal 2010 l'azienda è nata un'altra volta. Dal 2010 ad oggi abbiamo sempre cercato di modificare, di cambiare il nostro modo di operare. Da azienda che produceva solo materiale grezzo, ci siamo spinti fino ad arrivare a fornire ai nostri clienti un prodotto finito, pronto da montare in macchina, che è quello che facciamo per la maggior parte oggi. Siamo un'azienda innovativa perché siamo una delle poche aziende che in questo settore è in grado di produrre il particolare finito pronto da montare in macchina dai nostri clienti partendo dalla materia prima che è la polvere. Questo dà naturalmente una tracciabilità completa sul prodotto che forniamo e dà la possibilità di fare degli sviluppi ai nostri clienti che in altro modo non sarebbero permessi. In questo sta in qualche modo la nostra principale innovazione. Noi siamo in grado appunto di sviluppare in co-design o in collaborazione con il cliente finale il prodotto in qualche modo tagliato proprio sulle esigenze stesse del cliente, e quindi questa cosa ci dà l'opportunità di continuare ad innovare da un lato, perché possiamo entrare in contatto con nuovi settori di applicazione, e dall'altro naturalmente continuare a sperimentare al nostro interno nuove forme, nuove tolleranze, nuovi gradi di materiale, quindi tutto questo fa sì che la totalità del nostro prodotto non si in qualche modo si concretizza nel particolare che vendiamo, ma è un corredo di servizi sia di consegna che di sviluppo che naturalmente rendono il tutto appetibile al mercato. Un mercato sicuramente di nicchia, un mercato dove appunto le applicazioni devono essere in qualche modo ricercate ogni giorno. Considerando che noi riusciamo a lavorare con il settore alimentare, col settore tessile, col settore della carta, con il settore del packaging, il settore della lamiera, insomma davvero un'infinità di campi di applicazione nei quali cerchiamo ogni anno di sviluppare dei nuovi prodotti, anche se poi naturalmente il prodotto e il know-how del prodotto rimane comunque in mano al cliente finale.
Dal 2010 appunto abbiamo cambiato un po' pelle perché stiamo cercando di ampliare ancora di più i campi di applicazione nei quali agiamo, stiamo cercando di sfondare nuovi mercati come quello francese nel quale abbiamo aperto una sede, perché naturalmente diventa necessario ed obbligo riuscire a varcare i confini nazionali per riuscire ad essere e rimanere competitivi sul mercato. Facciamo appunto un prodotto che è frutto della sinterizzazione, cioè di un processo che ci consente di partire da polveri che non hanno quindi particolari caratteristiche meccaniche e ad arrivare ad un prodotto invece con caratteristiche meccaniche ben definite di durezza, di tenacità, densità e quant'altro. Questo processo è un processo che avviene all'interno di forni sotto vuoto con temperature massime di 1500 gradi e durante questo processo la cosa in qualche modo particolare è che non viene modificata la forma del pezzo ma solo le sue dimensioni, cioè il pezzo viene introdotto nel forno già con la forma finale e durante la sinterizzazione ciò che accade è una densificazione del materiale stesso, per cui una riduzione del volume che si attesta intorno al 20% in percentuale lineare. E questo processo appunto è un po' il fulcro e l'anima del nostro processo produttivo ed è questo che in qualche modo ci distingue un po' sul mercato rispetto ad aziende che fanno o solo la finitura o solo il materiale grezzo. Noi invece tramite questo processo nostro interno che gestiamo noi riusciamo poi ad arrivare al prodotto grezzo per essere rettificato. Eseguiamo la rettifica e arriviamo al prodotto finito.